ritentava quindi di risolvere la situazione che si era venuta a creare nel corso del ventennio fascista, ma anche come si era venuta a stabilizzare nel corso di anni precedenti. I costituenti in realtà poi non è che ci fossero, perché in realtà insomma, erano poi, cioè, erano coloro che avevano partecipato alla liberazione ed erano rappresentanti poi di quei partiti di massa che meglio interpretavano gli interessi della popolazione. Fondamentalmente in quel momento gli elementi più gravi in sostanza erano ovviamente la disoccupazione, i redditi in sostanza erano molto bassi ovviamente, e il grande problema che era legato alla proprietà fondiaria estesa, e quindi c'era anche precedentemente c'erano stati tentativi di intervento in sostanza con delle leggi per esempio in materia agraria, sul piano della politica dei redditi si era intervenuti con con il blocco dei licenziamenti, quindi una misura temporanea, con l'introduzione della scala mobile. Quindi qualche tentativo c'era stato, ovviamente non organico, per andare a risolvere radicalmente la situazione, cioè si trattava di cambiare completamente, di passare da una situazione ad un'altra completamente opposta. La soluzione passava, secondo appunto i costituenti, attraverso una partecipazione quanto più larga possibile dei lavoratori, delle masse, alla vita politica, sociale ed economica dello Stato, e questo si traduceva poi, si traduce in tutta una serie di articoli della Costituzione sostanzialmente. Se posso, li leggo pure, così forse ti capisce meglio. Allora, abbiamo detto che praticamente l'obiettivo era risolvere radicalmente la situazione, lo strumento era la partecipazione delle masse alla vita dello Stato, e questo, come si dicevo, si traduce proprio letteralmente a partire dall'articolo 1, che stabilisce che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, e questo è una grande dal punto di vista dell'enunciazione di principio è fondamentale ovviamente, però ha anche un valore concreto dal punto di vista democratico in sostanza, e il suo naturale corollario è l'articolo 3, che stabilisce che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, eccetera. Forse più interessante è il secondo capoverso, che dice appunto che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza del cittadino, impediscono il pieno sviluppo della persona e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale. Quindi non è una generica enunciazione di principio, ma si traduce proprio nella necessità che questa debba essere resa effettiva proprio per consentire una più larga partecipazione dei lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale. L'esperienza, ovviamente dei vent'anni che avevano preceduto, ma anche l'esperienza del passato, avevano posto un dubbio sulla opportunità di uno Stato fortemente accentrato e accentratore, e anche in questo caso una maggiore garanzia attraverso la partecipazione quanto più larga possibile alla vita dello Stato. Si traduce in questo caso nell'articolo 5 della Costituzione, che parla in particolare dell'autonomia locale in sostanza, stabilisce appunto che la Repubblica è indivisibile e promuove le autonomie locali. Questo anche consente una maggiore partecipazione alla vita dello Stato. Vado troppo stretta? No. L'articolo 2 stabilisce che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento di doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Quindi, anche in questo caso, non una mera enunciazione di principio dei diritti inviolabili dell'uomo, e si lega poi, sempre sul piano della partecipazione, l'articolo 39 della Costituzione, che parla della libertà di associazioni sindacali in sostanza.
E... Che dici? Lo devo leggere? Meglio. La situazione sindacale è libera. Sta poi davanti, dice, i sindacali non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso gli uffici locali, vabbè, questo, o centrali, secondo norme di legge. Diciamo, in realtà è fondamentale il primo, cioè, insomma, che l'organizzazione sindacale si ricollega a quanto accadeva in precedenza. E quindi, una volta che è stato stabilito qual è la finalità, quindi risolvere la situazione economica, qual è lo strumento, cioè la partecipazione dei lavoratori rimasti, insomma, alla vita dello Stato, indica anche la strada che va seguita in questa direzione. Tornerei un passo indietro e farei un riferimento al fatto che, diciamo, seppure la Costituzione ovviamente italiana non è una Costituzione socialista, oggi, però come diceva prima Stefano, è importante anche creare gerarchie, no? In questo senso può essere interessante vedere, cioè, questo aspetto proprio della Costituzione italiana, cioè se si fosse in realtà sviluppata, se si fossero realizzati questi principi, probabilmente, insomma, un varco si sarebbe aperto e forse pure sfondato, no? Diciamo un po' ricollegandoci appunto al fatto che non si tratta di una Costituzione socialista. La Costituzione italiana riconosce e garantisce la proprietà privata e la libertà la libertà di impresa, però, diciamo, non la tutela in quanto fine a se stessa, ma proprio in quanto questa sia comunque finalizzata ad uno scopo sociale, insomma, di utilità sociale, tant'è poi che prevede anche tutta una serie di interventi quando questo non si dovesse verificare. Avrebbe dovuto prevedere. Ma io, diciamo, quella forse l'altro giorno con te, che se poi si va a guardare, non ce ne sta uno, è stato poi di principio la posizione per il fatto attuato, insomma, almeno, voglio dire. Sì, non so se tu togli adesso non capire in questo senso. La cazzo la Costituzione fosse l'incontro di tre tradizioni che fanno a cazzotti non parlare. E in cui ci sono elementi appunto di tutte e tre. Primo, partecipazione del lavoratore. La Repubblica è fondata sul lavoro, vuol dire sul lavoro e non sul capitale. Questo va chiarito perché i monarchici allora dicevano sul lavoro deve calcolare i nemici, perché loro costanevano che i voti monarchici, in realtà erano stati maggiori di quelli repubblicani, che solo mettendo a lavoro e calcolatrici, la Repubblica era riuscita a tirare fuori la vittoria. Mettiamo quindi il lavoro vuol dire la classe lavoratrice non più capitale, a tirare fuori i lavoratori, cioè limitazione della proprietà privata a scopi sociali. Questo non è una cosa da poco. Cioè, tu non è vero che hai libertà di arbitrio sulla tua proprietà. Questo smentisce la Costituzione francese degli anni 90, non dell'89. Cioè, la più radicale Costituzione francese afferma il diritto d'arbitrio del singolo sul proprio corpo, la propria proprietà e la propria anima. Vabbè? Qui c'è una cosa, niente. Operi dentro un confine sociale. Dall'88 le regioni. Questo non è un motivo nostro. All'interno di una società organizzata sulla base della programmazione, lo Stato deve essere centralizzato. La centralizzazione dello Stato non impedisce la partecipazione, no? Quello che conta è che la volontà è una. Tutti partecipano, ma poi esce fuori una legge, il piano, che vale per tutti. La faccenda delle autonomie locali è un tema cattolico e quindi è un'apertura dei comunisti verso i cattolici. In questo modo i cattolici continuano la loro politica di ostilità allo Stato liberale creandosi delle zone di dominio proprio. Terzo, c'è la libertà del cittadino. Cioè, vuol dire quello che dicevano le Costituzioni borghesi, quindi la libertà. La libertà.